Eccoci, ciao, buonasera a tutti. Un attimo che, come al solito, sincronizzo i vari mezzi tecnologici. Vediamo quanto c'è di distacco. Sono 14 secondi già di distacco fra il telefono che trasmette e la Eccoci, diretta. ciao, buonasera a tutti. Togliamo il riverbero, se no. Ok, quindi ci siamo, ragazzi. Ok, eccoci. Buonasera a tutti. Happy birthday, Acton Baby. Stasera è una suonatina strana, particolare, che viene sicuramente from the deep of my heart, perché oggi sono 29 anni che è uscito Acton Baby, che è stato pubblicato Acton Baby, disco capolavoro degli U2. E tutto il popolo degli U2 è già in fregola anche per capire cosa succederà l'anno prossimo col trentennale. Per il trentennale di Joshua Tree hanno fatto quel super mega tour con quel palco stupendo negli stadi. L'anno prossimo, chissà, non sappiamo ancora se ci potranno essere i concerti, vedremo cosa si inventeranno gli U2. Vedo che iniziate ad arrivare, anche chi diceva che non c'era. In realtà arriva. Allora, devo dire che Acton Baby, perdonatemi, Acton Baby è un disco molto difficile da suonare con la chitarra, nel senso che è stato un po' il disco della svolta degli U2, con cui gli U2 hanno iniziato gli anni 90, infatti è del 1991. È stato scritto per gran parte a Berlino, successivamente alla caduta del muro, perché si sono fatti ispirare da quella che era l'atmosfera che si percepiva in una città che aveva avuto un così grosso cambiamento. È stato un album che è nato anche con forti discussioni all'interno della band, che arrivò quasi sull'orlo dello scioglimento. Grosse discussioni, grosse crisi creativa, finché proprio One fu la canzone che in qualche modo fece scoccare la scintilla. Dicevo che quindi è un album difficile da suonare con la chitarra e basta, perché è appunto un album anche molto con un sound difficile da riprodurre così in acustico. Ma farò del mio meglio, nel senso che l'interpretazione sicuramente risente della passione con cui ho vissuto questo disco per 29 anni. Da fan degli U2, e soprattutto mi riporta a quella sera, più o meno a quest'ora di 29 anni fa, quando nella mia cameretta, dopo averlo ascoltato già mille volte, presi la mia chitarra e provai suonando sulle canzoni a tirare giù i primi accordi. È un disco strano, dicevo, perché comincia con questa canzone, che lo faremo tutto in ordine, dalla prima alla dodicesima canzone. Quindi potete sapere già quella che è la playlist di stasera, la scaletta, non mi veniva la parola. Basta che guardate la tracklist di Acton Baby. La prima canzone con cui inizia è Zoo Station. Ready to tell it, ready to say yeah.
questa era Zoo Station, che iniziava in modo molto strano il disco. Ricordate che i fan degli U2 venivano da Joshua Tree e Rattan and Down, quindi i suoni di quell'album arrivarono un po' come pum, un pugno. È vero che c'era stato The Fly, il singolo, che aveva un pochino anticipato, però fu un momento un po' traumatico. E andiamo avanti sempre con la stessa, dicevo, playlist, tracklist dell'album, ok? Quindi questa è la prima canzone con cui si apriva Acton Baby. La seconda canzone che veniva è un'altra canzone famosissima che poi diede anche la spinta, tutte in realtà a loro modo, diedero la spinta per arrivare a quel capolavoro che fu il Zoo TV Tour e poi Zoo Europa Tour. Better Than The Real Thing, una canzone bellissima degli due, della seconda track 2 dell'album Acton Baby. E subito dopo questo inizio scioccante, però, arrivò direttamente una perla, che appunto l'ho nominata prima, è la canzone che in qualche modo permise agli U2 di restare insieme, fece scoccare quella scintilla che gli permise di trovare un'alchimia unica, quale è quella che loro sempre hanno avuto, e ripartire da quella. La canzone la conoscete tutti? È quella con cui ho chiuso tante sonatine questa primavera. Una canzone meravigliosa, One. E questa sera la voglio dedicare a Bianca. Getting better. Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame.
questa era One ed è la canzone appunto con cui Acton Baby faceva capire tutta la sua intensità. Per chi si fosse, vedo che siamo in tanti adesso che ci siamo collegati, per chi si fosse collegato dopo, questa diretta stasera è per i 29 anni di Acton Baby, che fu pubblicato il 18 settembre del 1991, quindi è un po'... Ai fan degli U2 piace ricordare le varie giornate di uscita, al di là dei social e delle foto sui social, eccetera. È un momento per rifare il punto su quegli album, su quei dischi, su quello che hanno voluto dire in tutti questi anni. Acton Baby è uno di quello. 29 anni, chissà cosa... Grazie, prego. Un bacione a Bianca. E niente. E dopo... È difficile presentarle, perché sono tutte... Acton Baby ha avuto tutte canzoni che sono diventate... colonne portanti anche dei live degli U2. Questa è Until the End of the World. Until the End of the World è appunto un'altra perlona, una perla gigantesca della discografia degli U2 e dei successivi live degli U2. Appunto, per quelli che si sono comunque collegati successivamente, l'altra non è una giustificazione per il mio livello scarso, ma appunto è un disco molto difficile da rendere solo con la chitarra acustica. Lo spirito è quello di un omaggio ed è quello di me stesso, che 29 anni fa ero chiuso nella mia cameretta a provare a cercare gli accordi ascoltando il CD per la 100.000esima volta.
dopo Until the End of the World viene un'altra perla che di 2 anni, non so, stasera perla sarà, posso anche dire come è messo colmado, j'adore francese, che gli 2 anni tirato fuori nell'ultimo tour di un paio d'anni fa, del 2018. Thank you.
sono Radio Wild Horses, che per chi ha partecipato, ha avuto la fortuna di partecipare ai concerti dell'ultimo tour degli U2, è stata ripresa in una versione davvero potente, che io qua non sono riuscito a rendere, ma appunto il finale con gli U2 su questa passerella, palco, non si può, schermo, non si può definire, che erano, si riunivano praticamente in 2 metri quadrati, altro che assembramento, si poteva allora, e intorno alla batteria di Larry che picchiava come un dannato. Adesso scusate, non riesco a tirar fuori la prossima, che è una canzone più tranquilla, ma solo per quanto riguarda la musica e l'arrangiamento, perché dal punto di vista del testo è una pugnalata gigante. Thank you.
questa era So Cruel, una perla dal disco degli U2, una canzone che venne fatta dal vivo solo una volta. Ho avuto la fortuna di esserci, era il mio primo concerto degli U2 peraltro, e fu fatto un accenno di quella canzone perché, come omaggio, perché ci avevano fatto tornare due volte, vi ho raccontato tutta la storia nelle sonatine varie. E arriviamo sempre in questa serata che, vi ricordo, è celebrativa del 29 anni dell'uscita di Achtung Baby. Per farcela passare un po' in queste sere che siamo in casa, celebriamo volentieri questo capolavoro degli U2 e arriviamo a quello che fu un pochino lo shock più grosso, quando tutti aspettavano un nuovo singolo degli U2, nuovo singolo degli U2, nuovo singolo degli U2. Erano abituati a Streets, Still Haven't Found, Angel of Harlem, Joshua Tree e Rattle and Dumb. Arriva questo singolo qui, nel settembre-ottobre del 91, Achtung Baby, anticipato dal singolo The Fly. It's no secret that the stars are falling from the sky. It's no secret that a word is in darkness tonight. They say the sun is on time. Please buy more, never gonna see you when she walks in the room. It's no secret that a friend is someone who lets you help. It's no secret that I'm alive. Won't believe anyone else. They say a secret is something you tell one other person. So I'm telling you, child, the love you shine like the burning star falling from the sky. Tonight, it's no secret that a conscience can sometimes be a best. It's no secret that a vision has a little success. Every artist is a cannibal, and the poet is a kid. I'll kill their inspiration and sing about the grief. The Fly, che era il primo singolo che anticipò l'uscita di Achtung Baby. Anche questa è difficile da rendere con la chitarra, ma secondo me questa ci sta più di altre. Un altro super singolo che viene fatto ancora oggi dal vivo dagli U2 è questa, e in qualche modo c'entra anche col mio essere salito sul palco, perché era la canzone che suonavano quando Bono tirava su la ragazza per farla ballare. Quindi ha tirato su la ragazza, poi ve l'ho raccontato mille volte, technology tanto, non funzionava il collegamento fra il telefono e il maxischermo. L'ha mandata giù e ha chiamato noi a suonare. Johnny, take a walk with your sister. Oh!
Che bomba! Spero che abbiate ballato, voi che potete, io sono seduto e poi notoriamente mi piace, no? Allora, questa c'era appunto, Rebecca ha scritto Belly Dancing because in the tour the Edge met his actual wife, Marley Stander, was a belly dancer dancing on this song on the stage during that tour. Ok. Run to you, run.
Dai, ci voleva dopo quell'infilata di canzoni lì. Ci voleva una canzone, questa era Trying to Throw Your Arms Around the World. Andiamo avanti con questo omaggio al capolavoro Acton Baby del 1991. Mi sono perso da guardare i vostri commenti, mi perdonerete. Se mi sbaglio mi correggerete, no, mi perdonerete. E questa è una canzone molto molto bella che cito anche nel mio libro, Il suo addio. Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. I wanna get it wrong. Can always be strong. And love, it can be long. Pass around. There is a silence.
Ultraviolet in questa serata Acton Baby. Allora, ci avviamo ovviamente verso la conclusione. Chi conosce la tracklist dell'album sa che questa è la canzone numero 10 e Acton Baby ne aveva 12, quindi mancano ancora la perla, quella che tutti i fan degli U2 chiedevano di suonare dal vivo e non fu mai suonata fino al tour del 2018. Ovviamente chi è collegato dai fan degli U2 sa che si tratta di Acrobat. E poi il finale con Love is Blindness. Perdonatemi perché questa, soprattutto fatta alla fine, è davvero devastante. Lo dicono, metto le mani avanti, cioè veramente di colpo. Chissà, invece magari poi... Don't believe what you hear, don't believe what you see. If you just close your eyes, you can feel the enemy. When I first met you, girl, you had fire in your soul. What happened to your face? Aiuto ragazzi, non avete idea l'intensità di questo disco, è la prima volta che lo suono dal vivo tutto di fila ed è davvero l'intensità che ognuno di noi avrà provato, se l'avete provata. Se non l'avete provata, provate a ascoltarlo tutto di fila, ascoltando le parole, calandovi nelle musiche, negli arrangiamenti, e la stessa intensità vi assicuro che in qualche modo arriva. Vedo che c'è un sacco di gente, vediamo... Eh sì, meno male che ce l'hanno fatta dal vivo, se no chissà, speriamo l'anno prossimo per il trentennale di Acton Baby che si possano fare concerti, anche se, boh, vabbè, vedremo, dai, andremo ai concerti vaccinati, chi lo sa. E niente, questa è l'ultima canzone, vi ringrazio tutti, vi saluto, questa era una serata di
celebrazione dei 29 anni di Acton Bailey, che è uscito, il capolavoro degli U2 che è uscito il 18 novembre del 1991, e l'abbiamo fatto tutto dall'inizio alla fine, la traccia 1 e la traccia 12 in ordine, e questa era quella, la canzone con cui finivano anche i concerti del Zoo TV Tour. Stay safe, stay at home, dream out loud.